Mi fa molto piacere per l'attaccamento che ho io al mio paese, anche se sono andato a lavorare fuori Italia da ormai, quanto sono, tanti, 46 anni, 46 anni. Vorrei dire questo, io ho proseguito una tradizione familiare iniziata nel 1800, quando siamo arrivati dalla Francia e abbiamo iniziato a operare le industrie varie, siamo stati leader nella carta in Italia del Sud, nei trasporti marittimi e in moltissimi altri settori. Quando sono arrivato io nel mondo del lavoro, noi ci siamo concentrati molto sull'attività crocieristica. Questo già in tempi assolutamente all'inizio, nel 1986-85. Già allora abbiamo ordinato le prime navi da crociera della Fincantieri, costruite come navi da crociera, e abbiamo proseguito in questo senso. Abbiamo prima fatto la prima compagnia di crociera del settore del mercato di massa, abbiamo fuso con la Princess Cruises e poi abbiamo cominciato una nuova compagnia di crociera, la Silver Sea, a cui mi sono dedicato per 25 anni, costruendo una grande quantità di navi, anche lì 9 navi. Però in parallelo mi sono dedicato a far costruire navi in Italia anche da altri armatori, il gruppo Viking che sta costruendo 16 navi, la Virgin e altre. Quindi è stata un'attività molto abbastanza importante per me, questa della crocieristica. 2 anni fa ho venduto la mia compagnia di crociera con grande dispiacere, però forse con previsioni dei tempi difficili che sarebbero venuti, anche se sono molto ottimista sulla ripresa del mercato crocieristico nel mondo. E nel frattempo ho comprato un'altra compagnia, anzi due, ho comprato 2 aziende nel settore del turismo, che organizzano turismo nel mondo per clientele di grande lusso, con 2.500 dipendenti tra Stati Uniti e Gran Bretagna, che adesso voglio espandere in Europa. E ho anche comprato il marchio più storico che c'è al mondo, che è Cox & Kings, che risale al 1760. Anche con questo vogliamo fare molta eccellenza italiana, costruendo lodge, campi e quant'altro in giro per il mondo, ma soprattutto vogliamo portare benessere nei paesi del terzo mondo, in cui il turismo è il maggiore export, perché in certi paesi c'è poco di più da esportare. In parallelo ci occupiamo come famiglia, ma questo devo dire la verità, e il merito va tutto a mia sorella, di attività caritatevoli per l'assistenza ai malati terminali, in particolare bambini e in particolare di cancro. E mia sorella si è occupata, è riuscita a far passare normativa anche a livello europeo sulle cure palliative, quindi io mi limito a dare un supporto morale e finanziario. Penso che questo sia un breve riassunto.